Nadia è l'esempio da tenere a mente quando pensiamo di non farcela. Nadia è l'esempio di donna che ci ha provato fino all'ultimo. Nadia è la donna che ci ha saputo trasmettere come superare una malattia con forza e grinta. Molto spesso non riusciamo neanche a vivere le nostre giornate con forza e grinta. Molto spesso ci sentiamo col morale sotto i piedi e diciamo che è una giornata no. Io ho creato questa pagina con lo scopo di potervi ispirare ed essere un piccolo spiraglio di luce e di speranza. Vivere un lutto per me è stato forse il più grande insegnamento che la vita mi ha potuto regalare. Non è stata stronza portandomi via papà, come magari all'inizio si può pensare, all'inizio siamo molto arrabbiati, e invece penso che mi abbia fatto un grandissimo regalo, perché se non avessi vissuto quello non sarei la donna che sono oggi, e a quest'ora sicuramente ne sono proprio certa che vivrei all'estero, avrei fatto una grande carriera perché volevo fare una grande carriera all'estero, però a un certo punto la vita mi ha detto no, tu devi stare qua, dovete stare tutti insieme, tutti uniti, e dovete diventare grandi e forti insieme, e quindi oggi penso che sia stato giusto così, non avere paura della morte, accoglila, elaborala, stacci male, malissimo, ma quella ferita atroce che ti porti dentro, ti porterai dentro per tutta la vita, sarà poi quell'arma vincente nei momenti più duri. Chi ci lascia sicuramente ci lascia con un messaggio, con un insegnamento, quindi accogliete i messaggi, prendete tutto quello che vi ha potuto insegnare questa persona, in questo caso per noi oggi è Nadia, leggiamo quello che Nadia ci ha lasciato e facciamo sì che lei sia fonte di ispirazione ogni giorno, ogni qualvolta ci sentiamo deboli, ogni qualvolta pensiamo di non farcela, usiamo i suoi insegnamenti non solo per vincere le battaglie più grandi e più difficili, ma anche per vivere le piccole situazioni della vita quotidiana, e ricorda sempre, questo lo dico sempre, che se qualcosa di brutto succede a te, se stai passando un momento difficile, è perché tu hai la capacità e la possibilità di superarlo.